Guarda come russa il piccolo parassita. Stai giù, dai, Salomone. Guarda che questa è la colazione di Gigi, non è la tua. Guai a te se la tocchi. L'ho preparata per lui, deve essere affamato dopo la fatica che ha fatto ieri. Ha sostenuto un duro allenamento, poverino. Tutti i pensieri gentili per quello là. Non fare rumore, altrimenti lo sveglierai. Poverina, forse non si è mai resa conto di quanto è brutto il suo Gigi. Guarda com'è carino. Beato chi capisce le donne. Oh. Accipicchia, che razza di dormiglione. Ecco. Senti, Salomone, oggi mi tocca andare a scuola un po' prima del solito, perciò ho bisogno di un favore. Quando senti la sveglia, fai alzare Gigi, d'accordo? Va per bene. Favore. Senti, Gigi, tu non sei mai stato baciato da Anna, vero? Ma questo è un trattamento speciale per il caro Salomone, capisci? Vorrei che lo facesse tutti i giorni. Aiuto, cos'è? Deve essere una specie di ghiro. Eccolo che si rimette a dormire. Se non lo chiamo farà tardi a scuola. Che figura! Per favore. Ah, già dimenticavo, è Anna che mi ha chiesto di svegliarlo. E lei ci teneva tanto, devo farlo per forza. Salomone, non è leale prendersela con me mentre sto dormendo. Oh, com'è tardi, devo scappare. Non è il momento di pensare alla colazione. Vorresti papartela tu, non è vero? Ne vorresti assaggiare un pochino, Salomone? Se non ce n'è quasi più. Ah, è che non ti accontenti mai. Se dovessi vivere dei tuoi avanzi, morirei di fame. Già, i cani non possono salire sull'autobus. Fare il mio solito conteggio, ecco, con la bella Lucy dovrebbero essere 12. Insomma, Gigi, devi smetterla di alzare le sottane alle ragazze, è forse un nuovo tipo di sport? No, professore, diciamo che sto facendo un'indagine di mercato per uso personale. E che tipo di indagine è? Dunque, a tutt'oggi 12 delle 24 mutandine esaminate sono bianche, quindi una percentuale del 50%. Quando sono arrivato in questa scuola solo le signorine Gloria e Anna portavano mutandine bianche. Oh sì, quelle di Gloria sono bianche. E con questo cosa vuoi dire? Ma come, professore, non capisce? Il bianco è simbolo di purezza interiore, di dolcezza e femminilità. Come sarebbe più bello il mondo se tutte le donne indossassero solo mutandine bianche? Pensi come sarebbe tutto più chiaro e luminoso il mondo con una mutandina bianca? Anche il nostro liceo sarebbe migliore se le ragazze applicassero questa mia teoria. Penso che lei dovrebbe fare qualcosa perché lo facciano, signore. Sì, hai ragione, penso che lo farò, certo. Ma cosa diavolo mi fai dire, Gigi? Oh, ma perché nessuno mi capisce? Ho capito che anche tu le hai prese bianche. Certo, quel ragazzo che mi alza le gonne e mi dice sempre che il bianco è bello mi fa impazzire, così le ho comprate. Anch'io, prima o poi tutte le ragazze del liceo avranno mutandine bianche. Può essere. Insomma, Anna, ci vuoi dire cosa ci trovi in Gigi? Ma non saprei, è così carino e gentile, poi è tanto delicato. Non capisco che vuoi dire, in che cosa è delicato, nell'alzare le gonne? Oh, ma lo fa senza malizia. Come fai a difenderlo? Oltretutto è piccolo, con le gambe corte e una faccia buffa. Ma che ci troverai, Anna? Ma che cosa ci troverai in quello lì? Parli di lui proprio come
se ne fossi innamorata e non te ne rendi conto. Non è vero, ve l'assicuro. Vedrai, un giorno incontrerai un ragazzo più carino e dimenticherai il tuo Gigi. Perché dovrebbe avere bisogno di incontrare un ragazzo più carino? Dal momento che ci sono io. Presto, andiamo! Povero me, che botta! Anna è proprio la più carina. Ehi, Anna, sta a vedere. Il mio ultimo colpo segreto. Allora che gliene pare, capitano? L'ho chiamato colpo spaziale. Senti, Gigi, non ne posso più dei tuoi colpi segreti. Il basket è una cosa seria. Vuoi capirlo o no? Ehi, ha sentito cosa mi ha detto Tom? Che razza di figura! Come posso temere che questo omino riesca a conquistare il cuore di Anna? Chi altro potrebbe farlo? Forse Thomas, il capitano della squadra. No, troppo serio, a lei piace ridere. Il bell'Adamo, troppo vanitoso, lui le fa piangere le donne. No, 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 non fa per lei. Piccolo John, per carità. Steve non brilla certo per intelligenza. Grillo è peggio di lui e non mi pare possibile. Beh, non resto che io in tutto l'universo. Non c'è persona che non possa rendere felice la mia Anna. Il più forte e l'invincibile Salomone! Questa sarà la conclusione logica del nostro amore. Non c'è niente al mondo che non farei per lei. Devo trovare il modo di conquistarla. Vediamo un po'. Questo libro dice che il primo passo è l'attacco psicologico. Anche se sembrerà antiquata, la cosa migliore è una bella lettera d'amore. Oh, sì, una bella lettera d'amore. Qui riconosco i miei limiti come cane. Non so scrivere. Ma Salomone non è un cane come gli altri e ve lo dimostrerò. Sapevo che qui avrei trovato sicuramente quello che mi serviva. Signorina Elena Johnson. Sì, si chiama proprio Elena Johnson. Mi scusi tanto, mia cara. Credo di avere abbastanza materiale di studio, deliziosa signorina Ellen, Francis, Kim, e perdonatemi e grazie di cuore. Vediamo, sono innamorato pazzamente di te da quando ti ho visto. Oh sì, è proprio come è successo con me per Anna, com'è romantico. Penso che potrei addirittura firmare questa lettera. Firmato. Anna, che ne dici? Andiamo in pasticceria? Beh, vediamo. Oh! Gigi, che fai lassù? Ciao, donne. Anna aveva già un appuntamento con me, quindi non può venire in pasticceria con voi. Ma cara, potevi dirlo che eri già impegnata? In fondo siamo tue amiche, no? Avete ragione, ragazze. Scusatemi, sarà per un'altra volta. Non capisco, hai proprio uno strano modo di fare. Continua a non capire come fai ad essere innamorata di uno come lui. È un amico, non ho storie d'amore io. Ma che cosa sono? Si direbbero delle lettere per te. E per fortuna non avevi storie. Vorrei sapere chi me le manda. Non essere sciocca, cara. Non può averle spedite una persona sola. Sono troppe. D'altra parte lo sai che sei la ragazza più corteggiata della scuola. Non lo sopporto. Sto morendo di invidia. Chissà se avrò mai tante lettere d'amore tutte per me. Scusami, ti dispiace molto se non esco con te. Credo proprio che avrò un bel da fare a rispondere a tutte queste lettere. Non è vero? Come? Ah, certo, hai ragione, Anna. Non ci hai rimasto mai! Hai visto? Ma Anna è mia. Chi è questo, eh? Chi è questo misterioso ammiratore? Ma io lotterò per lei e non mi arrenderò. Vediamo un po', mia dolcissima Ellen. Oh,
Questa è per una certa Kim. Questa è per Louise. Ma è terribile, nessuna è per me. Mia carissima Anna, fin dal primo momento che ti ho vista ti ho amata teneramente. Ecco fatto, ho finito. Non riceverà mai tante lettere d'amore in vita sua. Ridi, ridi, non è la quantità che conta, ma la qualità. Anna, guarda quante lettere ci sono. Oh, ma Anna, che cos'hai? Dimmelo. Oh, chi è che ti rende infelice? Quello delle lettere? Non so neanche chi le ha scritte. Nessuna di quelle lettere era per me. Una per una certa Kim, un'altra per Ellen. Oh, Gigi, penso proprio che qualcuno abbia voluto prendermi in giro. Che cretino, non ho cambiato i nomi. E io che mi preoccupavo, dovevo immaginare che era solo uno scherzo. Non capisco cosa ci sia da ridere. Come puoi trovarlo divertente? Ma se ho capito bene, le lettere sono false. Se permetti, sono felice. Questo vuol dire che non ti interessa affatto che qualcuno si prenda gioco di me. E vuol dire anche che non mi vuoi bene. Ti detesto, Gigi, vattene via, fuori di qui, subito! Oh, Anna, scusami, non volevo ferire i tuoi sentimenti. Quel verme la pagherà. Qualcosa mi dice che gli eventi hanno preso una brutta piega. E secondo te è stato uno di noi, è vero? È possibile, quando si hanno dei sospetti bisogna guardare vicino. Questo è l'ABC del bravo investigatore. Questa volta ne ho abbastanza. Comunque come investigatore non vali molto, altrimenti avresti notato che ognuna ha una sua scrittura diversa. Ho capito, questo vuol dire che c'è più di un colpevole. In ogni caso abbiamo la prova che non può averlo scritto nessuno di loro. E qual è la prova? Leggine attentamente una a caso. Io l'ho fatta e ho capito subito che non poteva essere stata scritta da nessuno della squadra. Non ci sono errori di ortografia. È vero, non manca né un H né un accento. Ecco, non ci mancava altro che ti mettessi a fare la maestrina. Mantieni le distanze, tu. Vorrà dire che cercheremo altrove. È evidente che il colpevole non è tra di voi. Meglio così. Gigi, torna qui. Devi allenarti. Gloria! Lo faccia andare dove vuole, che è meglio. Cosa? Se mentre si allena alla testa chissà dove, è meglio che non lo faccia affatto. Infatti è così. Thomas ha ragione. D'accordo, allora possiamo cominciare. Uno, due, tre, prova, mi sentite? Ehi, ma questa voce io la... Gigi, ma che vuol fare? Sto per darvi scacco matto. Mi sentite, ragazzi? E tu, Anna, mi senti? Mi sentite? Sembra che mi sentiate, allora. Bene, perché sto per rivelarvi il nome del colpevole, il nome di chi ha scritto le lettere d'amore. Ragazzi, ve le leggerò una alla volta e sarà meglio che il responsabile si faccia avanti da solo e mi risparmierà la fatica di svergognarlo. È chiaro? Sei sempre il solito spaccone, stai solo cercando di metterci in difficoltà. Fallo smettere, Thomas. Sta mettendo in imbarazzo anche Anna, oltre a tutti noi. Ma no, Gloria, non preoccupatevi per me. Io so che Gigi è in buona fede, lo fa solo per aiutarmi. È un ragazzo impulsivo, ma tanto generoso. E se lo dici tu? Bene, cominciamo dalla prima lettera. Dalla prima volta che t'ho visto sono il tuo umile schiavo. Che romanticheria, gente! Sta zitto, stupido. Ricordo che al nostro primo appuntamento è rivestita di bianco. Più che la lettera di un innamorato sembra il reportage di una sfilata di moda. Se fossi attaccato dagli extraterrestri userei le mie armi a laser per proteggerti. Ehi, questa è fantascienza. E questa è l'ultima. Il tuo bel corpo che salta e danza così flessuoso e morbido è come un pesce che guizza nell'acqua chiara. Beh, carino, non vi sembra, ragazzi? Però ho qualche appunto da fare. Caro il mio scrittore, il tuo stile non è dei migliori. Sembreresti quasi un vecchio ottantenne. Sta parlando di me. È la lettera che ho scritto a Gloria. Con il tuo modo di scrivere non la conquisterai mai, è troppo antiquato. Antiquato, se avesse ragione. Insomma, arrenditi, misterioso scrittore. Pianta la saliva, ne esci da qui. Vi prego, ditemi cosa mi volete fare. Non abbiamo ancora deciso, certo siamo molto arrabbiati, non è stato bello quello che hai fatto. Tu sta zitto, autore di lettere di fantascienza. Come hai fatto a capire che l'avevo scritta io? Dimmelo, parla! La mia era per Kim. La mia per Ellen. La mia per lui. La mia per Rosa, capito? Infatti, allora è come pensavo, avete preso in giro Anna con quelle lettere, non erano per lei. Nessuno di noi ha mai pensato di scrivere ad Anna.
Non so perché, ma mi fa male come lo dici. Comunque, se qui c'è un colpevole, quello sei tu che hai rubato le lettere. Ti sei preso gioco dei nostri sentimenti. Prendetelo! Aspettate un minuto, cerchiamo di restare calmi, calmi, avete capito male? E questo? E questo? E questo? Vieni! E questo qui? Vieni! Ancora questo. Così impari. Ma questo è... Questa volta ho cambiato i nomi, le metterò nell'armadietto di Anna. Allora eri tu il colpevole, non è così? Parla! Ti ho preso, ladro di lettere d'amore. Ecco qui la tua impronta, ne è la prova. Maledizione! Ormai mi hai scoperto, sono in trappola. Guarda, così avrai finalmente la prova di quanto l'amo, capisci ora? Ascoltami, Salomone, tu sei un cane e lei una ragazza. Come puoi pensare che il tuo amore per Anna sia ricambiato, eh? Ed è solo per questo sciocco dettaglio che io non posso amarla. Sono un cane, è vero, sono un cane, ma ho dei sentimenti anch'io. Sono un essere vivente, non un oggetto. E allora dimmi, cosa c'è di male in un essere che ne ama un altro? Quello di cui sono sicuro è che nessun amore è impossibile. Siamo tutte creature del buon Dio e a nessuno si può negare il diritto di amare. Dai, basta ora. Non fare lo sciocco, hai fatto tutta questa confusione per niente. Cercherò di trovare una soluzione al tuo disperato bisogno d'amore, ok? Eh? Oh. Ho trovato! Allora, se ho ben capito, vuoi la nostra Peggy per il tuo cane? Sì, il nostro Salomone vuole mettere su famiglia e ha bisogno dell'amore di una brava cagnolina. Ma ha un pedigree il tuo cane? Eh? E che cosa sarebbe? È un certificato che dimostra la purezza di origini di ogni cane e Peggy ce l'ha. Quindi se il tuo cane ne è sprovvisto, niente da fare. Ho capito, anche per i cani la vita è dura. Beh, visto che sono arrivato fino a qui, vorrà dire che continuerò a chiedere in giro. Allora che te ne pare? Non è un granché. Ti piace allora? Ehi, ho capito, ferma, sei stata eloquente, sai. Aiuto! Si salvi chi può! Vattene, vattene! Hai visto come hai irritato i miei cani? Sono sfinito e non ho combinato niente di buono, ahimè! Ehi, come ti permetti? Quello è il mio posto e pensare che mi sono fatto in quattro per te. No, qui ci sto io. No, io. Io. Ci no, sto io. Ho detto, io. Insomma, piantatela. Ma questo sembrerebbe quasi... Ehi, Salomone, non ci crederai, ma c'è una bella cagnolina alla porta che penso che stia cercando te. Perché non esci a darle un'occhiatina? Ma io veramente, come dire, avrei già un impegno, sono in una situazione imbarazzante, non so che fare. Dai, su, vecchio playboy, non farti pregare, che è lì che ti aspetta. Non e buon così. Divertimento. Ma dov'è? Non la vedo. E tu chi saresti? Ma come sei carino? Guardami, mettimi giù, mi fai male! Incredibile, fate una coppia perfetta. Spiritoso. Oh, ma tu sei ancora più carino di lui. No, non farlo, aiuto, lasciami. Trovo che voi due fate una coppia migliore. E siamo alle solite, si vede proprio che il mio destino è la più amara solitudine. Beh, misero, come sono disgraziato! Ehi, lasciami stare, non possiamo parlare un attimo, aspetta.